Multe in via 30 giugno, la richiesta all'amministrazione comunale, qual è e che cosa chiedete? Ma ci viene segnalato da diversi cittadini che percorrono la mattina via 30 giugno, che è stata da poco riaperta a senso alternato, con doppio senso di marcia, e che mentre la percorrono in scooter la mattina, mentre c'è coda e quindi sorpassano gli altri veicoli e gli altri automobili, vengono multati perché sorpassano e oltrepassano la linea continua. È evidente che rispetto al codice della strada deve essere priorità per tutti, ma credo che dovrebbe esserci anche dalla civica amministrazione una certa tolleranza per chi abita in Valpolcevera e ha subito in modo pesantissimo le conseguenze del crollo del ponte fino ad oggi, continua a seguirle anche grazie ai miglioramenti della viabilità, ma continua a seguirli, e se la pattuglia dei vigili invece, diciamo, che essere appostata per dare le multe a chi sorpassa la linea continua invece potesse in qualche modo dare ancora una mano, come hanno già fatto, ma come possono ancora fare di più per migliorare la viabilità, credo che tutti ne avremo un beneficio. La risposta dell'amministrazione probabilmente non arriverà oggi, arriverà nei prossimi giorni, ma che, cioè, avete più o meno un'idea di cosa vi aspettate? No, prendiamo atto che l'interrogazione è stata posta al numero 15 dell'ordine del giorno, quindi non arriverà la risposta oggi in aula. Attendiamo una risposta scritta, presente il fatto che il codice della strada va rispettato, ma chiediamo che ci sia una tolleranza per le strade che fanno collegamento nord-sud della Val Polcevera, appunto per garantire una mobilità il più possibile corretta anche in queste emergenze.